momenti delicati in Russia, una fronda interna che sembra essersi svelata in questo momento. Ma sì, sembra che oggi anche la cosiddetta, fra virgolette, armata russa e di Putin stia avendo le prime crepe importanti. Questo significa che non tutte le cose che vendono siano reali. Credo che forse è un segnale di debolezza e lo prendiamo come un passo in avanti affinché venga la pace anche con l'Ucraina. Lo diciamo, no? Dall'inizio di questa guerra che ha sconvolto l'Europa, che non ci saremmo mai aspettati, l'aggressione di uno Stato sovrano. Però è molto difficile avere notizie, perché uno degli strumenti proprio della guerra è la disinformazione. E quindi ad oggi, in questo momento, io non mi sento di commentare le notizie che stanno arrivando. Mi sento soltanto di dire che sono molto molto preoccupata, perché è una situazione che sembra avviata su una strada di escalation, mentre noi italiani abbiamo sempre cercato in tutte le occasioni di essere dei facilitatori al dialogo, di essere dei facilitatori all'incontro per trovare un percorso verso la pace. Le notizie che stanno arrivando sembrano allontanarci da questo percorso verso la pace, questa è la cosa più preoccupante. Speriamo di essere smentiti nelle prossime ore.